caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio, ancora un po' di pazienza e si comincia. Fabio Caressa e Luca Marchegiani sono pronti a raccontarvi le grandi emozioni di questa sfida. Ciao Fabio, un saluto a tutti, non vedo l'ora di vivere questa partita con voi. Concentrati e la partita ha inizio. Vuole il lancio filtrante. Berami. Bubnić. Canales. Marchese. Canales decide di sfruttare la fascia, la mette in mezzo, chance per tirare, si alza la bandierina, fuori gioco. Il fuori gioco c'è. Samir. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Roberto prova il cambio di gioco e adesso prova a cambiare lato e riceve questo pallone. La partita è molto chiusa, non si è visto nemmeno un tiro in porta. Le due squadre sono ancora in fase di studio e preferiscono non prendere rischi. Decidono di giocarla all'indietro. Gaetan. Canales. 15 minuti alla fine della prima frazione. Deve tirare. Ottimo salvataggio! Che grande parata! Qui è stato bravissimo, questa è una grande parata. E sulla palla i compagni aspettano il traversone. Salta e colpisce di testa! Completamente fuori misura. Il difensore gli si è incollato addosso, impedendogli di calciare liberamente. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Berami. E trova il compagno. Ci prova. E il portiere dice di no. Ottima la parata del portiere. Sicuramente non una parata semplice. Occhio alla conclusione, perfetta la parata. È incredibile che ci sia arrivato, sembrava un gol fatto. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo.
Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Partita abbastanza equilibrata. Il risultato dell'andata per il momento è determinante. Nessuno ha trovato il gol, si chiude 0-0 al primo tempo. Si riparte per il secondo. Finora entrambe le squadre si sono dimostrate estremamente attente e concentrate, ma nel secondo tempo comincerà ad affiorare la stanchezza e la situazione potrebbe cambiare. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Crossa il pallone a centro area. Riesce ad intercettare. Canales. La mette in avanti. Prova a fare tutto da solo. Palla in profondità sulla fascia. Palla in avanti verso il compagno. Pires. Marchese prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Maxi Lopez dovrà far sentire la sua presenza nella metà campo avversaria. Gaitan. Trattamento speciale per alcuni giocatori, vedo marcature a uomo. In ogni partita c'è sempre uno a cui non devi concedere né spazio né tempo quando ha la palla. Marcarlo a uomo è uno dei modi per farlo. Ottimo il fraseggio. Ottima progressione, palla al piede. Lungo passaggio in avanti. Questa potrebbe essere una delle loro ultime occasioni. Cerca l'uomo là davanti. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Occhio al tiro, non trova la porta. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però. Sembra esserci un cambio. Esatto. Ecco che il quarto uomo ci mostra i numeri dei diretti interessati. Ecco, ora viene schierata una torre. Sarà utile in entrambe le aree di rigore nel gioco aereo. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Poteva essere un'azione importante. Difesa però ben posizionata. Ed ecco l'ultima sostituzione a disposizione del mister. Anticipa bene, intercetta la rimessa. Maxi Lopez. Alfredson. Il suo pallone è morbido. C'è un'opportunità. Ecco il tiro. Grande opportunità. E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Ci è andato molto, molto vicino. Un'ottima conclusione. Qualche istante sarà tutto finito. Prova la giocata nello spazio. Il portiere la calcia lontano. Pires si è fatto trovare pronto. Cerca un compagno. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Seconda vittoria. Confermano il grande potenziale. A questo punto si può pensare veramente in grande. Quali sono le tue impressioni su questa doppia sfida, Luca? Conquistando un pareggio molto prezioso, che vale come una vittoria. Paura, paura, paura.